cosa hai dovuto rinunciare durante questa emergenza? L'amore e l'affetto di mia figlia. La mia famiglia. Cantare la nananna alle mie bimbe la sera. Toccare la mia famiglia. Abbracciare mio fratello di 9 anni. Mia moglie che aspetta un bambino. Non sprecate il nostro sacrificio. Era il mio compleanno. Compleanno molto strano perché, diciamo, era circa 40 giorni che vivevo da solo. Avevo allontanato mia moglie per paura, per tutelarla. Mia moglie era incinta. Il giorno prima, feci la mattina, c'erano ancora 3 pazienti in sala. Il giorno dopo, monto di pomeriggio e mi è rimasta impressa questa immagine di questa sala vuota. La mattina erano dimessi 3 pazienti. Per la prima volta, forse, ho detto, ce l'abbiamo fatta. La prima immagine è la gioia per aver chiuso, insomma, il reparto Covid e quindi il fatto che abbiamo vinto questa battaglia, perché è stata una vera e propria battaglia. Però è stato alternato anche il pensiero di tutto ciò che abbiamo attraversato, di tutti i pazienti che purtroppo non ce l'hanno fatta. Questo è stato il periodo più brutto, più ansioso del mio andamento professionale. Si susseguivano continuamente stati d'ansia, stati di paura. Quando uscivi dal lavoro eri oltre la stanchezza e pensavamo di non farcela. Spesso l'abbiamo pensato di non farcela, però è stata un'emozione grande. Da un lato c'era l'incredulità del momento, perché quasi non ci sembrava di esserci riusciti a dimettere anche l'ultimo paziente. Purtroppo abbiamo curato una nostra collega che, giovanissima, non ce l'ha fatta. Si è ammalata esternamente da questa azienda, insieme comunque ad altre persone di famiglia, e è stato un calvario vederla finire comunque dentro il nostro reparto. Sapere che una nostra collega era stata coinvolta, da un lato ha fatto salire ancora di più quella che è la nostra ansia e preoccupazione, perché sappiamo che nessuno era immune a questo tipo di patologia. Ci ha sempre dato coraggio e ci ha sempre insegnato. Vederla in quel letto e poi messa in un sacco, come purtroppo tutti i pazienti Covid hanno fatto lo stesso percorso, mi ha colpito molto. A cosa hai dovuto rinunciare durante questa emergenza? L'amore e l'affetto di mia figlia. La mia famiglia. Cantare la nananna alle mie bimbe la sera. Toccare la mia famiglia. Abbracciare mio fratello di 9 anni. Mia moglie che aspetta un bambino. Non sprecate il nostro sacrificio.